città. Grazie Presidente. Oggi ci apprestiamo a votare l'ennesima fiducia al Governo per la conversione in legge del decreto agosto, decreto che prevede misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. L'ennesimo decreto che non porterà nulla di concreto ai cittadini. L'ennesimo decreto che si porterà dietro altri decreti attuativi che non arriveranno mai e se arriveranno sarà magari troppo tardi. Sono i dati a confermare che le misure adottate sino ad oggi sono state inefficaci a contrastare la crisi economica dovuta al Covid. Lo dice il dato del PIL, a meno 8, che non hanno sostenuto le aziende e la loro produzione. L'Istat stessa ha evidenziato che mentre il reddito degli italiani è diminuito, le tasse sono aumentate e le bollette sono schizzate alle stelle. Le toppe che ad oggi avete cercato di mettere in molti casi si sono rivelate peggiore dei buchi stessi. Provate ad andare a parlare con la gente comune, con chi ha una partita IVA, con chi la mattina alza una saracinesca e chiedete loro che cosa è arrivato dal governo per far fronte all'emergenza. Vi risponderanno solo parole. Hanno pagato tutti le tasse, magari hanno anticipato la cassa integrazione ai dipendenti. Chi aveva qualche risparmio, i sacrifici di una vita, lo ha dilapidato. Qualcuno non ha riaperto l'attività. Qualcuno ha riaperto fiducioso, ma a settembre ha chiuso i battenti, magari dopo 40 anni di duro lavoro e con la difficoltà di potersi ricollocare. Parole, 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 soltanto parole, come diceva una canzone. Ma di parole gli italiani sono stanchi, vogliono atti concreti. La mia regione ha subito nuovamente una situazione di emergenza dovuta al maltempo di questi giorni. Abbiamo ingenti danni stimati intorno ai 30 milioni e vittime. Questa emergenza va a sommarsi alle altre emergenze, dal crollo del ponte Morandi. Cioè, ai nubifragi di fine ottobre del 2018, alla situazione delle infrastrutture e quella del Covid. Ma se le emergenze gestite dalla Regione hanno avuto soluzioni rapide, quelle del governo centrale tardano ad arrivare e molto spesso peggiorano situazioni già critiche. Il vostro grado di efficienza nel trovare rapide soluzioni a ciò che accade è a un chilometro da casa mia. Parlo del ponte di Albiano, crollato l'8 di aprile scorso, dove è evidente la gara d'inerzia tra il governo, la regione e il comune. Ad oggi non si è stati in grado di rimuovere un sasso dall'alveo del fiume. Non vi è neanche la minima idea di un progetto per la ricostruzione, ma nel frattempo sono stati nominati 3 commissari. Abbiamo danni all'economia locale, disagi negli spostamenti, sia per gli studenti che per chi si deve recare al lavoro, oltre che l'angoscia dei cittadini che vivono ai lati del fiume per possibili allagamenti che potrebbero avvenire a causa dell'effetto diga per le macerie in alveo. Ma anziché fare un mea culpa per ciò che evidentemente non siete stati in grado di fare in ogni ambito, dalle infrastrutture, da quello che è il tema della gestione dell'emergenza Covid, da quello che è il supporto all'economia, in ogni ambito, ma anche in quello che riguarda il dissesto idrogeologico, noi abbiamo un ministro, il ministro Costa, che in una intervista a un quotidiano accusa i comuni di non saper spendere i soldi per il dissesto idrogeologico. Caro ministro, i sindaci sono quelli in prima linea ad affrontare le emergenze e anziché ricevere delle critiche dovrebbero avere il supporto da parte del governo. Tornando al decreto agosto, oggetto di questa discussione, ho presentato come prima firmataria un emendamento all'articolo 11. L'articolo 11 prevede misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'arsenale di Taranto. L'emendamento in questione, quello che ho presentato, prevede le stesse misure a sostegno anche dell'arsenale militare di La Spezia. Ebbene, l'emendamento in questione è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia. Poiché articolo 11 ed emendamento sono identici nei contenuti, vorrei capire come si può dichiarare inammissibile un emendamento pressoché uguale all'articolo a cui fa riferimento. Qui è evidente l'arroganza di questa maggioranza che senza alcuno scrupolo boccia gli emendamenti presentati dall'opposizione esclusivamente per scelta politica e non per contenuto o per mancanza di fondi.
Oltre che privare il Parlamento e le due Camere di dignità, siamo arrivati a rendere inutile il lavoro anche delle commissioni. La richiesta di nuove assunzioni in tutti gli arsenali militari arriva dal Capo di Stato Maggiore della Marina, che ha evidenziato come il numero ridotto di personale presente, abbinato ai prossimi pensionamenti e con il numero necessario di anni necessari alla formazione di nuove maestranze, porterà a breve al collasso di tutto il sistema, con il rischio concreto di dover esternalizzare quanto oggi invece riusciamo a realizzare con le nostre professionalità. Come Commissione Difesa, e qui lancio anche alla Presidente Garavini, era stato fatto un lavoro come Commissione Difesa, un atto assegnato dove era stata fatta una ricognizione sullo stato di tutti gli arsenali militari, tutti nel suo complesso. Tutti gli arsenali avevano le medesime criticità legate all'occupazione, non solamente l'arsenale di Taranto. Tutti hanno la stessa dignità. Ebbene, abbiamo votato una risoluzione in modo unanime, perché la Commissione ha preso atto di quello che era questo stato, di questi arsenali, e abbiamo votato questo documento. A novembre è stato votato un ordine del giorno, sempre in Commissione Difesa, in fase di bilancio, e abbiamo votato perché le stesse richieste della risoluzione erano già anticipate e contenute in questo medesimo ordine del giorno. Inutile è stato il lavoro della Commissione, perché come abbiamo visto l'emendamento è stato bocciato. In pratica viene considerato solamente l'arsenale di Taranto. È evidente che non c'è in pratica nessuna spiegazione altro che quella legata alla tenuta di questa maggioranza. E magari questa attenzione legata a questo arsenale è la conseguenza alle trattative che ci sono state per le presidenze delle commissioni. E questo nulla a che vedere per il bene della nazione. Mi stupisco dei colleghi liguri che hanno accettato silenziosamente questo affronto alla nostra regione. Colleghi che sono in Commissione Difesa e che hanno privato il loro territorio di risorse per questioni puramente di convenienza e di equilibri di partito. Avreste fatto più bella figura a dire che l'unico arsenale che deve sopravvivere è quello di Taranto e che gli altri possono morire in lenta agonia. Almeno abbiate la decenza, se questa è l'intenzione, di far liberare le aree e di restituire alla città. Grazie Presidente. È iscritto a